Bentrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento di Insieme Oltre 2000. Quest'oggi i protagonisti sono i più piccoli, i bambini, i tanti rappresentanti del coro Arcobaleno di Limana. Saluto e ringrazio gli ospiti che sono venuti a trovarci, i fondatori del coro. Luciano Reolon, bentrovato. Saluti a tutti. Accompagnato da Katia Della Vecchia, bentrovata. Tante le attività di questo coro che ormai ha 40 anni di storia alle spalle e proprio in occasione di un anniversario speciale in cui si celebra quest'anno i 60 anni dalla tragedia del Vajont, il coro Arcobaleno ha pensato di proporre un'iniziativa, di riproporre, meglio dire così, un'iniziativa per i più piccoli. Luciano, di che cosa si tratta? Si tratta della 15ª Cor in Festa, che è un raduno nazionale di cori di bambini che provengono da tutta Italia e siamo stati ospitati e abbiamo detto di sì all'invito del Presidente della Provincia e Sindaco di Longarone, Roberto Padrin, che ringraziamo tantissimo per l'aiuto, e per fare questo spettacolo nel palazzetto dove avremo 500 bimbi che cantano per portare un messaggio di pace e di amore alla popolazione di Longarone, che tanto ha sofferto e tanto è stata brava nel risollevarsi dopo questa tragedia. Ecco, infatti è proprio particolare, no? Riuscire ad accostare anche questa tematica difficile comunque per i bambini, una pagina dolorosa per tutti noi, per la nostra storia italiana. Ci viene in mente le parole della canzone «Acqua che toglie, acqua che dona». Vogliamo partire da questa tragedia per riscoprire e vedere tutto il bello che c'è stato dopo, la solidarietà, gli aiuti alla popolazione di Longarone, ma anche tutto ciò che è venuto dopo, le fabbriche che sono nate grazie a quello che è successo nel Vajont, che la nostra provincia dal punto di vista economico si è risollevata. La popolazione che ha fatto le belle famiglie, che è andata avanti, che ha cercato di dare il meglio di sé nonostante abbia perso tutto. Noi vogliamo con questa canzone, Tutto in equilibrio, che abbiamo scritto 10 anni fa, che abbiamo rivisto, proprio riscoprire di nuovo il bello che c'è stato dopo. E quindi insegnare comunque ai bambini quanto è accaduto guardando avanti con speranza e fiducia. E coinvolgiamo Katia Della Vecchia, fondatrice, dicevamo, con Luciano di questo coro, per darci, Katia, ancora qualche informazione in più su questa manifestazione. Intanto, come si chiama? Si chiama 500 voci per Cor in Festa Vajont 60. Quindi c'è stata già una piccola novità quest'anno. Sì, perché mettiamo sempre, come sempre, al centro i bambini, bambini che partono da tutta Italia a loro spese, che a loro volta hanno fatto tutti i piccoli progettini per raccogliere i soldi per partire, perché abbiamo 5 cori della Sardegna, arrivano dalla Sicilia, dalla Liguria, quindi dal Piemonte, dalla Lombardia, e quindi anche per loro è un progetto importante partire per venire a conoscere Longarone, vedere con i propri occhi la diga, il museo, quindi deve essere una bella esperienza anche per loro. Ecco. Sì, c'è la finalità educativa, ricordiamoci sempre, oltre ovviamente al momento corale della festa di tutti i cori, l'occasione per conoscere sì, questi, da vicino la realtà. Questi cori che fanno parte dalla Galassia dell'Antoniano, naturalmente hanno come fine non tanto il concerto, che comunque deve essere bello, curato bene, ma l'aspetto educativo che c'è all'interno delle canzoni scelte e quindi tutto quello che noi vogliamo trasmettere e che loro porteranno a loro volta alle loro famiglie, perché dobbiamo ricordare che i bambini sono portatori poi di messaggi importanti alle loro famiglie. Ecco, grazie all'aiuto che ci segue di Simone in regia, riusciamo a vedere magari alcune immagini anche di passate edizioni di vostri concerti, dei cori amici, ma soprattutto il coro Arcobaleno di Limana, che diceva Katia fa parte di una rete a livello nazionale. Sì, è una rete molto importante. Di bambini e di direttori che condividono progetti, che condividono canzoni scritte apposta per i bambini e i ragazzi
che condividono tante cose, in particolare ricordo il momento della pandemia che è stato molto duro per i bambini dei cori. Comunque ci siamo sempre ritrovati per condividere le difficoltà e per mettere in piedi nuovi progetti insieme, perché è solo insieme che possiamo far qualcosa di bello. E questa è una cosa meravigliosa. Sì. Quando si terrà il concerto e comunque è aperto un po' a tutti, diciamo così? Sì, quindi il 3 giugno c'è cioè il concerto, sarà alle 17.30 e poi i bambini però arriveranno in mattinata, quindi noi aspettiamo tanto, tanto pubblico, perché c'è anche un progetto solidale e quindi senza pubblico non possiamo portarlo avanti, e anzi spero che i bellunesi si facciano avanti e ci aiutino in questo progetto così importante che va a pari passo con il nostro raduno. Con la finalità. Sì. Allora, coinvolgiamo Luciano nuovamente per parlarci quindi di questo progetto solidale di cui accennava Katia. Di che cosa si tratta anche in questo caso? In collaborazione con gli amici di Insieme Si Può, che Insieme Si Può è nato l'anno dopo il coro Arcobaleno, siamo sempre stati legati a questo gruppo, vogliamo costruire un pozzo in Africa, in Uganda. E ce la faremo. Partiamo con le risorse di Cori in Festa e da lì cominceremo e metteremo qualche soldino da parte. Speriamo che ci siano delle offerte e per costruire questo pozzo in modo che l'acqua che ha tolto possa dare vita da un'altra parte del mondo. E facciamo proprio l'appello a tutti i sindaci che aiutino queste iniziative, aiutino i cori, aiutano queste iniziative, queste realtà, in modo che si possa andare avanti. Noi ci mettiamo tutto gratis quello che facciamo, ma abbiamo bisogno del sostegno anche economico. Perché queste iniziative appunto si possano fare. Come avviene di fatto per Longarone, il sindaco di Longarone ci ha messo a disposizione delle somme importanti e noi lo ringraziamo tantissimo. Ecco, quindi ricordiamo l'evento il 3 giugno al Palazzetto dello Sport di Longarone per 500 voci per Cori in Festa, dedicato al 60° del Vajont. Volevo ancora fare un riferimento con lei, Katia, poi parliamo un po' del coro in generale, però su questa canzone speciale che è stata realizzata, composta, proprio dedicata al Vajont. Sì, ormai tutti conoscono il nostro autore che segue il coro Arcobaleno, che è Lodovico Saccol, che è un trevigiano, più volte ha vinto lo Zecchino d'Oro, ma che segue con il suo lavoro anche i cori della Galassia, perché non è così facile trovare testi e musiche per i ragazzi, per i bambini. E 10 anni fa è stata scritta questa meravigliosa canzone, però i tempi sono molto cambiati anche i bambini, quindi Lodovico le ha dato nuova linfa. E è dedicato, cioè affronta la tematica, quello che è successo, certo, la tragedia. Esattamente, però dal punto di vista della natura, nel senso che se noi la natura la amiamo, se noi la natura la rispettiamo, la natura non si vendica, la natura è amica dell'uomo, noi facciamo parte della natura, però come si vede tantissimo purtroppo noi inquiniamo, trattiamo male la natura, non la rispettiamo, la natura ha qualcosa poi da dirci. E quindi anche un messaggio molto importante, profondo. Sempre attuale comunque, sì. Certo, sì. In questo momento in cui ci si interroga tanto anche sul tema del cambiamento climatico, esatto. E anche i bambini comunque certo. Lo sanno e sono coinvolti. Dicevamo, Luciano, quest'anno il coro comunque ha festeggiato, il coro ha alle spalle 40 anni di storia, ma com'è nato? È nato con i giorni dell'Arcobaleno, che da qui anche il nome, che all'inizio degli anni 80 è stato fatto un bel spettacolo a Limana, dove c'erano tutti artisti di tutti i tipi. Serviva un coro di bambini che non c'era, e allora Katia è andata a suonare a una quarantina di campanelli e è riuscita ad avere 6 bambini. Questi 6 bambini oggi hanno uno zero in più, sono 60, e quindi da allora è nato il coro Arcobaleno. 40, se mai. Nato così per caso, e dopo 40 anni siamo qui. Qui coinvolgendo quindi tante famiglie, ma sono famiglie solo di Limana o provengono un po' da tutta la provincia? Gran parte di Limana, ma ci sono famiglie di Feltre, dell'Alpago, a cui ringraziamo perché è un impegno muoversi per le prove tutte le settimane. E poi il bello è che collaborano tanto, è una grande famiglia il coro Arcobaleno, dove non si viene solo per cantare, si viene soprattutto per stare insieme.
per passare dei momenti educativi e formativi nella collaborazione delle attività che facciamo. E questo è molto importante, pensando soprattutto anche a quanto è accaduto con la pandemia e quindi quanto i bambini in generale, i giovani, gli adolescenti hanno sofferto per venire meno anche i rapporti, i contatti sociali. Katia, vivendo appunto tutti i giorni questa realtà del coro arcobaleno a 40 anni di distanza, qual è la sua più grande soddisfazione? Beh, la più grande soddisfazione è vedere che i genitori che all'inizio hanno fatto parte del coro portino i loro bambini, e ne abbiamo veramente tanti, quindi vuol dire che l'esperienza che hanno fatto è stata positiva. E quindi quando li vedo entrare con i bambini in mano e dire: Katia, voglio far provare la stessa emozione, lo stesso percorso educativo anche ai miei figli, là vuol dire che abbiamo fatto centro. Nella pagina Facebook della vostra associazione sono racchiuse anche tante storie, tanti volti, tanti momenti, diciamo così, della vostra esperienza. Ricordiamo che siete stati più volte, per esempio, anche a Roma a cantare per il Santo Padre. È nel nostro 40esimo, diciamo, siamo stati allora Quirinale. Siamo stati al Quirinale perché siamo stati invitati dalla Presidenza della Repubblica, poi siamo stati da Papa Francesco insieme ai Cori della Galassia e poi siamo stati in Piazza San Pietro per la beatificazione di Papa Luciani con un concerto il giorno prima. Quindi abbiamo dei ricordi davvero straordinari, insomma, ecco, anche perché portare 40 bimbi con le loro famiglie a Roma e girare tutta Roma è stato bellissimo, al di là degli impegni, insomma, canori. Quindi sì. Il coro, insomma, dà l'occasione proprio per ampliare e per dare occasioni di crescita certo, ai giovani, certo. Ma anche agli adulti, direi, no? Crescita sì, personale. Sì. Vuole aggiungere ancora qualcosa che non abbiamo detto, Katia? Certamente, intanto voglio ricordare che il coro è diretto dalla professoressa Donatella Trichés, che da tanti anni ci segue e lo fa gratuitamente, e questo è molto importante. E poi non è che siamo soli, quindi il coro è seguito tutte le settimane alle prove da anche Anna e Simone e poi i genitori, perché i genitori sono fondamentali, la loro presenza è importante. Ecco, quindi il concetto di essere una grande famiglia che poc'anzi Luciano ci esprimeva. Bene, allora noi abbiamo fatto una veloce panoramica su queste attività del coro Arcobaleno di Limana. Naturalmente l'invito è quello di visitare la pagina Facebook dove si possono avere tutti gli aggiornamenti delle tante iniziative, ma poi soprattutto partecipare il 3 giugno al Palazzetto dello Sport di Longarone per questo grande concerto 500 voci per Cori in Festa dedicato alla Vajont. Grazie ancora a voi, a Luciano e Katia, per essere stati i nostri ospiti. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Saluti. E a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.